Ufficialmente noi trasportiamo medicinali, ma il vero carico è costituito da informazioni segrete. Sì, signora, d'accordo. E per questa ragione dobbiamo essere pronte a respingere un eventuale attacco di Kree. Ok! Ascolta, Dolly. Sì? Hai un compito molto difficile. Sì, lo so, comandante. Sincronizziamo i nostri orologi. Chi è la squadra che è appena arrivata sulla pista ovest del primo livello? È quella di Gelal, generale. Bene. È appena arrivata una comunicazione. La squadra dei messaggeri dell'inferno è riuscita a distruggere la base dei gorilla. Gelal è in gamba. Però sembra che sia ferito. Cosa? Oh, è lei, generale. Sei ferito? No, non è niente. Grazie, generale. È soltanto un graffio. La missione è riuscita? Oh, sì. Però Superior con qualche membro della Gorilla Force mi è sfuggito. Superior? Sì, generale. È la loro nave ammiraglio. L'abbiamo già incontrata altre volte, ma purtroppo non siamo mai riusciti a catturarla. Hanno subito danni estremamente gravi. Passerà parecchio tempo prima che possano tornare in azione. La loro base è completamente distrutta. Però io temo che siano riusciti a portare in salvo qualcuno. Bene, adesso siamo alla pari. Durante la missione ho raccolto dei dati interessanti sul comportamento di Superior che ci potrebbero essere molto utili, comandante. Bravo, ora va a farti curare le ferite. Grazie, però prima voglio passare dal centro di controllo. Ci potrebbero essere delle novità. Allora, ci sono novità? Non ho registrato nessuna nave di qualche interesse, comandante. Ma questa mi incuriosisce. Fammi vedere. Ecco a lei, comandante. Oh, occhio di gatto. È una squadra femminile adibita al trasporto di medicinali, ma questa volta non è sulla rotta abituale ed è questo che mi ha incuriosito. Oh. E dove sarebbe diretta? Sembrano dirette verso qualche base della Confederazione Galattica nella zona F. Chiamami Legis, subito. Sì. Eccolo. È vero che hai pattugliato per parecchio tempo la zona F, Legis? Sì, per 6 lunghi mesi, signor Gelhardt. E allora conoscerai bene la posizione delle basi in quella zona, no? Sì, signore. Perfetto, prendi una squadra e recati nella zona F. Il tuo compito sarà quello di controllare quanto trasporta una nave dell'esercito galattico chiamata Occhio di Gatto. Se rifiutano di farvi salire a bordo, abbattetela. Sì, signore. Se avrai avuto successo, chiederò di persona al generale Falk Razor di conferirti una promozione, Legis. Però il fallimento della missione significherebbe la tua morte. Non mi spaventa. Molto bene. Riuscirò. Così potrò entrare nello stato maggiore di crimine. Mago! Finalmente ce l'ho fatta a raggiungervi. Portiamolo subito dentro. Non sappiamo se qualcuno ci sta controllando.
Ok, capitano. Jet, tu aiuta Mago. Ok. Oh, grazie, Jet. Adesso sto bene. E sono veramente molto felice di vedere che anche voi siete salvi. E Vinas dov'è? È sottoterra. Sottoterra? Ma allora vuoi dire che Vinas è... No, non ti preoccupare, Mago. Non è morta. È stato costruito un attrezzatissimo centro medico a 1,5 km sotto questo rifugio. È riservato alle persone molto importanti. Ah, meno male. E come sta, eh? Dovrebbero incominciare ad operarla tra pochi minuti. Andiamo, Chance? Certo. Incredibile. È molto meglio di una delle mie magie. Ah. Mago, anche se supererà questa delicata operazione, Vinas avrà bisogno di molto tempo prima di poter guarire. Certo. Però dobbiamo essere contenti che sia viva, vero? Chissà dov'è Superstar. Possibile che non sia ancora riuscito ad arrivare? Superstar ha tenuto alto il nome di Gorilla Force fino all'ultimo momento. Superstar. Non avevo mai visto un uomo compiere un atto tanto coraggioso. Sacrificato la sua vita in nome della giustizia. Superstar. Sì, sì, lo ammetto, è stata colpa mia. Va tutto bene, Dorothy? I medici hanno detto che fino a questo momento non ci sono stati problemi. Perfetto. Vinas, resisti. Capitano, presto! Calma, Aidon. Che cosa sta succedendo? Un'emergenza. Andiamo. Qui è base Gorilla. Sono Capitan Chance. Controllo positivo. Ho delle informazioni molto segrete da darle, Capitan. E lei chi è? Il mio nome in codice è Cherry Blossom e sono il comandante della pattuglia Occhio di Gatto. Occhio di Gatto? Sarebbe possibile incontrarci subito, Capitan Chance? D'accordo. Bene, allora andate alla grotta che c'è al di là della scogliera rossa, nella zona nord della base. Noi vi raggiungeremo per consegnarvelo esattamente tra 32 minuti e 4 secondi. Consegnare che cosa? Ma consegnarvi il dottor Mandy. Mandy? Ma il dottor Mandy è morto. È stato colpito da una bomba di crimine, lo so. Ma è vivo, le spiegherò tutto. Ma com'è possibile? Mission Outer Space. Sunny. Ehi, capitano, cosa diavolo avrà voluto dire? Forse quella donna potrà spiegarci anche il significato delle ultime parole di Mandy che non siamo riusciti a capire. Già, forse, ma sarà meglio sbrigarci. Per arrivare prima sul posto dell'appuntamento, passeremo per questo sottopassaggio. Mago, tienti forte a quella sbarra, mi raccomando. Sta tranquillo, baby.
l'appuntamento tra 10 minuti. Circondatela! Crimine! Fateci controllare quello che state trasportando, altrimenti, anche se siete donne, vi abbatteremo. Adesso conterò fino a 4. Tutte ai posti di combattimento, forza! Dolly, tu sei pronta? Sono pronta, comandante. 3, 4. Ah, eccola laggiù. Ehi, ma non è sola. Eh? Occhio di gatto è attaccata da una pattuglia di crimine. Che cosa? C'è sempre crimine sulla nostra strada. Bene, allora andiamo subito ad aiutarla. Ok. Capitan Chance, comandante della Gorilla Force, chiama Occhio di Gatto. Qui è Occhio di Gatto. Parli, Capitan Chance. Stiamo venendo in vostro aiuto. Grazie, ma siamo abituate a cavarcela da sole. Sono in gamba. Davvero? Le chiedo solo di proteggere la ragazza con una borsa rossa sulle spalle. Il suo nome in codice è Dolly. Dolly? È lei che è incaricata di portarvi il dottor Mandy. Eh? Ma quelli sono... Sparate alle ragazze che si sono lanciate, presto! Dobbiamo salvarle, ragazzi. Ok. Tieni! Certo, non distrarti, spara! No! Maledetti, adesso vi sistemerò io! Colpitelo! La saluto, capitano. Adesso andiamo a consegnare i medicinali. Dov'è il dottor Mandy? È qui. Capitano, questa è Dolly, la miglior ragazza della squadra Occhi di Gatto. E resterà qui con voi. Dolly? L'ha ordinato il dottor Mandy. Sono felice di fare la vostra conoscenza. L'ha ordinato il dottor Mandy? Certo! Bene, allora io vado. È molto decisa la tipa, eh? Chissà quando si sposerà, come farà a rigare dritto il marito. Ehi, ma che fa? Ma è matta! Smettila, fatela smettere! Volevo solo scherzare! Se lo meritava proprio. Chance,
Sono contento di essere di nuovo con voi. Mandy, ma come può essere possibile? È tutto merito di un geniale tecnico della polizia di Garrick. Io sono la copia esatta del Mandy che voi avete conosciuto e che è stato ucciso da crimini. Mi sono offerto volontariamente ad effettuare questo esperimento prima di creare la Gorilla Force. Le probabilità di riuscita erano solo del 70%, però ho voluto ugualmente tentare. Dorothy, anche se eri la mia segretaria, ho dovuto tenere nascosto anche a te questo progetto per ragioni di sicurezza. Mandy. Mi aspettavo che prima o poi Crimine riuscisse ad uccidermi, e così è stato. Adesso potrò stare sempre con la Gorilla Force, la squadra speciale che mi ha dato più soddisfazioni di ogni altra. Mandy. Crimine è convinto che io sia morto in quell'attentato. Così potrò lavorare indisturbato insieme con Minerva per fare da supporto alle vostre missioni. Per prima cosa però mi occuperò dei rapporti con l'esercito della Confederazione Galattica e della riorganizzazione della squadra. Occhio di gatto ai tuoi ordini, Mandy. Non proprio. Sono molto fidate, ma l'unica missione che hanno fatto per me è stata questa. Quale sarà il nostro futuro? Continuare a combattere, naturalmente. Sì, ma base Gorilla è stata distrutta. Superstar si è sacrificato per salvarci e Venus avrà bisogno di molte cure prima di riprendere il suo posto. Per questo vi ho portato Dolly. È la persona adatta a far parte della Gorilla Force. Oh, grazie, Mandy. Ho capito subito che era una tipa in gamba. Jens, dobbiamo metterci in azione al più presto per scoprire le intenzioni di Crimine. D'accordo, ma quali sono i piani? Avrei pensato a qualche cosa mentre noi ti credevamo morto. La nuova base Gorilla verrà completata ed attrezzata in brevissimo tempo. Dici proprio sul serio, Mandy? Certo. E i vostri nuovi veicoli sono già pronti? Labrador, Chancer, Red Jetter, Illusion, Bombi e altri ancora. Oh, è vero, capitano! E per Superior sono già pronti dei nuovi circuiti e componenti più sofisticati. Davvero? Certo. Adesso però dovete nascondervi sulla base Will, portando con voi anche me e la banca dati di Minerva. Là vi verranno consegnati nuovi circuiti. D'accordo. Allora faccio parte della vostra squadra? Jet, tu che cosa ne dici? Allora, Jet? Dimmi un po', ti piace il pericolo? Lo preferisco alla noia. Molto, molto bene, ma guarda che io non sopporto le femminucce. Cosa? Voglio dire, mia cara Dolly, che sarebbe inutile da parte tua sperare di avere delle agevolazioni solo perché sei una donna. È vero, qualche volta le donne si comportano da femminucce, invece i ragazzini si comportano sempre da ragazzini. Senti un po', guarda che se anche sei una donna io... Adesso basta. E tu non darti tante arie. Che cosa? Jet! A me, ragazzino? Brava, Dolly. Ti ringrazio, capitano. Lasciami andare, baby. Lasciami andare, baby face. Lasciami, per cortesia. Una nuova Gorilla Force. Un grande futuro ci aspetta, lo sento. Però adesso dobbiamo avere pazienza. Con la perdita di Superstar e di Venus, dovremmo riorganizzarci. E bisognerà mettere a punto Superior con i nuovi componenti del dottor Mandy. Prima o poi,